Mister Mattia Bernardi va agli archivi il primo playoff, il Parma Under 17 ha battuto il Monza 2-0, che partita è stata? Ma è stata una bellissima partita, da dentro fuori, dove noi abbiamo sentito inizialmente un po' di tensione e abbiamo faticato a giocare, a palleggiare all'inizio. E abbiamo rischiato anche di prendere gol, ma poi piano piano siamo venuti sulla nostra, abbiamo cominciato a trovare fiducia, a trovare le nostre geometrie, siamo andati in vantaggio, il vantaggio ci ha sicuramente aiutato. E il secondo tempo direi che abbiamo dominato, e abbiamo fatto 2-0 e potremmo anche dilagare. Detto questo, ci tengo a fare i complimenti anche al Monza, perché è stato in partita, non ha mollato un centimetro fino alla fine, anche se si è sbilanciato un po', ha rischiato qualche ripartenza, ha corso fino alla fine, quindi è stata penso una bellissima partita. E c'è un po' di differenza rispetto al campionato? Ma l'abbiamo notato un pochino sull'approccio alla gara, perché i ragazzi ci hanno messo un po' a trovare la serenità e la tranquillità nel giocare. Però è chiaro, le partite da dentro fuori sono partite diverse, che hanno tutto un altro sapore anche di preparazione. La settimana è stata un'ottima settimana, ma c'è stata una bella concentrazione e oggi abbiamo portato in campo il lavoro che abbiamo fatto. Ovviamente, visto che siamo ai playoff, badiamo al risultato sportivo, al risultato del campo, che è importante, ma ricordiamoci sempre la mission del settore giovanile, che è quello di far crescere i ragazzi. A questo proposito, l'esperienza differente dei playoff rispetto al campionato va ad accrescere ulteriormente il loro bagaglio. Certamente, noi avevamo giocato delle partite da dentro fuori dei tornei inizio anno e ho ricordato proprio loro che oggi l'affrontavamo con una crescita, una maturazione sia tecnica che tattica che mentale, tale per cui non dovevamo aver paura, dovevamo andare in campo a fare le nostre cose, perché sicuramente ero certo, così è stato, non avremmo sbagliato la partita. E adesso sono bastati i tempi regolamentari, al Genoa invece per battere il Benevento sono serviti i supplementari e dunque dopo 2 o 3 settimane di distanza, domenica prossima ritroveremo i Liguri qua, esatto, per i playoff. È una squadra forte che conosciamo, loro conoscono noi, sarà sicuramente una partita diversa, sempre perché il peso sarà diverso, però credo che ci sarà da divertirsi. Grazie mille. Prego.